Torna a Giochi senza barriere a Teramo, tanto divertimento ma anche messaggi fondamentali da veicolare. Assolutamente sì, noi da Teramo da sempre, ma noi come CSV Abruzzo subito abbiamo accolto questa manifestazione, questo evento, come una possibilità di mettere insieme tutto il mondo della gratuità, non solo il mondo della disabilità o delle persone che vivono una grande fatica, ma anche di quelle cosiddette normali. Io ci tengo a dire che siamo tutti un po' disabili, chi in maniera evidente, chi in maniera non evidente, però ognuno di noi ha delle mancanze, ha delle difficoltà. E stare assieme e scoprire che l'altro è importante per me diventa fondamentale. E se si fa poi anche in un momento gioioso di festa è ancora più bello. E mi sono accorto che molti rapporti che sono nati proprio nell'ambito di Giochi senza barriere continuano tranquillamente, anche se non ci vediamo per un po', quando ci rincontriamo immediatamente scatta quel sentimento di amicizia e di complicità, fra virgolette, se mi permettete di passare questo termine, che è veramente proprio di un uomo che incontra un altro e si riconosce. Ma è importante perché sapere che ci sono persone che hanno vissuto anche momenti di fatica, di disabilità e che in qualche maniera puntando su loro stessi ma anche sulla società che li ha compresi, che li ha accolti, che li ha voluti, sono riusciti a superare dei momenti di difficoltà fino a farne dei personaggi famosi, anche importanti, è un bel segnale anche per quelle persone che vivono momenti di fragilità e di difficoltà. Sono una ventina di associazioni che parteciperanno ai giochi, con tante altre associazioni che collaboreranno come volontariato. Inizio alle 8, con una grande novità che avete appena visto in conferenza stampa, un coro di bambini, ma non solo loro, si sono un po' mischiati le associazioni di volontariato di disabilità insieme a loro perché canteranno e animeranno la serata. La novità di quest'anno è la mascotte, abbiamo una mascotte, Barry, che girerà per la piazza per far divertire i bambini e poi i giochi con tantissimi giochi che faranno divertire, ballare e scherzare perché dobbiamo ridere quella serata perché loro sono i protagonisti. Abbiamo due grandi campioni che arriveranno a Teramo, Ivan Gottini che è, come sapete, un grande performance musicale, lui balla con la carrozzina ma è famoso perché tante trasmissioni, Sanremo, Amici, diverse novità. E poi abbiamo Matteo Cattini che è l'ambasciatore del Paralimpico del CIP che ci verrà a testimoniare la sua, purtroppo, così, il suo incidente che ha fatto quando era giovane, è rimasto anche senza una gamba, però lui non si è fermato, ha combattuto, è andato avanti, è diventato anche campione italiano e poi ha partecipato anche appunto alle Olimpiadi di Rio. E quindi anche quello è una testimonianza che vogliamo dare ai giovani, ma non solo al mondo disabile, ma anche a tutti, per non mollare, per andare avanti. È una festa, sarà una festa e sarà tanto divertimento perché loro si meritano questo e altro.